non solo qua, dappertutto, perché i giovani ovviamente vedono i programmi televisivi, vedono certi libri, come quando Ferran Adrià è uscito con La cucina molecolare, e tutti vogliono fare tutto subito. Invece Adrià è un grandissimo conoscente della cucina classica, perché tutto si basa sulla cucina classica. Chi non conosce la cucina classica è inutile che va avanti. Beh, le basi bisogna per forza conoscerle per poi poter diventare originali. Il tuo primo dolce che hai realizzato, te lo ricordi? Come si chiamava? Cos'era? Cioè, da dove sei partito? La tua prima creazione, se te la ricordi e se ti va di dire. Sì, è molto semplice, panna montata. Beh, quello... perché la panna piace a tutti i bambini. Sì, eh? Sì. E l'ultimo invece, l'ultimo in ordine di tempo? L'ultimo è quello che faccio dopo. È quello che farai più tardi? Sì. Qui cosa ci farai allora? Ce lo puoi anticipare? Dipende, come non ho visto la cucina, per cui mi devo un po' improvvisare. Cosa volete voi? Cosa vorreste? Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Va bene tutto? No, faccio due preparazioni di cioccolato. Okay. Una torta al forno con la zucca e la mandorla. Però. E l'altro è una mousse cioccolata abbinato a un piccante mango frutto della passione. Fantastico. Senti, del libro ce ne vuoi parlare un attimo? Adesso si chiama Che paradiso è senza cioccolato? Se vuoi ti do una copia. No, io ne sarei onorato anche di avere un tuo autografo, naturalmente. Così lo facciamo vedere anche a loro, anche alle telecamere che sono venute a inquadrarci. In questi ultimi anni è stato veramente di gran moda, ma sarà ancora così? Se voi tutti voi vi girate 180 gradi, facciamo un applauso a Alessandro Borghese. Oh, eccolo là. Ciao Alessandro, ciao, benvenuto. Questo per dire non diventate come lui, questo volevi dire? No, allora io penso tutti i giovani possono prendere sempre Alessandro, perché ecco. Lui è un grande professionista, fa tutto con la passione e fa divertire. E quindi con la passione, con la voglia di divertire, di fare, insomma, no. Consiglieresti insomma di provare a diventare... Allora il problema del cioccolato del futuro. Della cucina è un mestiere molto duro. Si lavora sempre in piedi, si lavora quando gli altri sono liberi, si lavora a Natale, a Pasqua, si fanno anche 18-20 ore. Se uno ha voglia di fare questa, ben venga, per cui ci vuole passione, follia. Anche forza fisica, insomma, è caratteriale. Forza, quando hai la passione, la forza fisica viene automatica. Assolutamente normale, sì. Assolutamente. Per cui non vedo questo. Il problema è che io vedo i giovani di oggi un po' mollucci. Sì. Sono questo, vengo oggi, non vengo domani. Lo so, dicono anche i nostri ministri ogni tanto che i giovani italiani sono un po'... Lasciamo fare la politica. No, oggi. Ma dicono che sia un po'... che non abbiamo voglia di fare quasi nulla, per sono cui, un po' mollaccioni. Ma se uno ha un'idea e vuole realizzarlo e va fino in fondo, per me riesce. Assolutamente sì, quindi no, diciamo che non è solo tutto divertimento, è anche passione, è anche fatica, è anche sudore, e però poi se si arriva insomma a questi livelli si hanno grandi soddisfazioni. Ma in ogni mestiere, assolutamente, non importa se cucina, può anche essere chi fa il medico, anche lui non fa 8 ore, 5 giorni. I muratori, qualsiasi mestiere che viene fatto con cervello e mani, ci vuole la passione e 8 ore non esistono. Anche grandi mangiatori, diciamo così, no? Grandi apprezzatori di buon cibo. Perché solo negli ultimi anni è scoppiata, tra virgolette, la moda della cucina TV? Ci siamo accorti che abbiamo un patrimonio gastronomico immenso. Che è una tardi delle... ce ne siamo accorti tardi. E che è, diciamo, uno dei nostri beni più preziosi, la cucina, insieme a tutto quello che gravita intorno alla cucina, l'italianità è una delle nostre punte di diamante in tutto il mondo, è proprio la gastronomia, ed è un bene che si parli tanto di cucina, che ci siano programmi di cucina che poi possono piacere, possono non piacere, però che si parli di cucina fa bene a tutto il comparto enogastronomico. Le scuole alberghiere sono di nuovo piene, cosa che prima, sai, l'alberghiera era un po' come se non fai lo scientifico, cosa fai l'alberghiero? La radio elettrica. Io ho fatto il classico. Allora, vedi. Come vi considerate? Vedi, invece adesso l'alberghiera è... No, c'è un mestiere, c'è un futuro, i giovani, i ragazzi si stanno appassionando a una cosa molto bella, molto faticosa, come ha detto pure Ernest prima, insomma è un mestiere, lasciamo perdere la televisione che è... bello, tutto quello che vuoi, ma il vero lavoro nostro è poi 5 giorni a settimana dentro una cucina. Lui è però alla forse... pasticceria, io c'ho un catering, banking, quindi, insomma c'è parecchio lavoro, tanto studio, tanta gavetta,
Quanta ne hai fatta? Tu quando io ho iniziato a 17 anni sulle navi da crociera. Ecco. Sono rimasto 3 anni a bordo, poi ho viaggiato un po' in giro per il mondo, Parigi, Londra, San Francisco, New York, poi sono ritornato a Roma, Perugia, Milano. Insomma, tanti anni prima di... Poi il mestiere del cuoco non sei mai arrivato, no? C'è sempre qualcuno che ha qualcosa da insegnarti, un piatto nuovo, un ingrediente nuovo. Evoluzione continua, no? Sempre, quindi questa è una professione che non ha mai fine e questo ci rende anche... Eterni. No, è piacevole avere sempre un qualcosa di nuovo da sperimentare, da provare. Cioè, basta, qui già abbiamo tanti di quei bei prodotti, dopo voglio farmi un giro. Insomma, la cucina è sicuramente italianità. E per questo tu sei tornato anche, no? In un periodo in cui tanti vanno fuori dall'Italia, negli ultimi anni tu hai girato il mondo e io sei sì, tornato. Hai preferito stare qui piuttosto che esportare la cucina italiana nel mondo? Beh no, diciamo che io quello che consiglio ai ragazzi che vengono pure a fare gli stage da me, che vengono in cucina, che vogliono poi diventare dei cuochi, io consiglio sempre di andare fuori all'inizio, quando si ha 19, 20, 21 anni, bisogna partire, bisogna andare all'estero, stare un po' fuori, capire come funzionano le cucine di tutto il mondo, come funziona lavorare in una brigata di cucina, fare esperienze. Poi però tornare in Italia, perché qui abbiamo quello che ci invidiano tutti quanti, quindi la materia prima eccezionale, abbiamo il clima, abbiamo la cultura della cucina, che ci invidiano tutti quanti. Quindi sì, bisogna andare fuori, bisogna sperimentare, ma poi se si può bisogna stare in Italia. Io sono contro la fuga di cervelli anche dalla cucina. Esatto, no. Vabbè, tu sei un cervello che è tornato per fortuna. Qual è la cucina dopo l'Italia? Mi pare aver capito che noi siamo i numeri uno del mondo per te. C'è la numero due? C'è, se ci sarà una numero due? Che, no, visto non, che sono tu hai viaggiato tantissimo. Non sono da classifica, posso dirti quello che mi piace a me. Quello che ti piace, sì, che io ci consiglieresti? Mi piace molto la cucina giapponese, mi piace la cucina nordico-europea. Che va molto negli ultimi tempi, perché no? Anche la cucina adesso del Sud America sta venendo fuori, c'è un movimento gastronomico molto forte in tutto il mondo, cioè si parla di cucina dappertutto, non solo adesso in Italia. Loro sono arrivati un po' prima, nel senso, se tu vai a vedere i cuochi stranieri, inglesi, americani, poi comunque hanno fatto la loro fortuna sulla dieta mediterranea, no? Sulla cucina italiana, su... E per questo noi dobbiamo essere un po' più uniti e cercare di far gruppo per poter esportare ancora di più questa cucina italiana. Tu mixi anche culture, apprendi anche da culture ovviamente culinarie straniere? Sì, sì, tantissimo. Cioè questo, sì, tantissimo, contaminazione. Questo mix, questa contaminazione è attuata. Per me è un bene. Bisogna, la cucina è sperimentazione, quindi bisogna provare. Cercare, provare prodotti nuovi, metterli insieme, tante volte le cose funzionano, tante volte no, però la sperimentazione in cucina è importantissima, noi passiamo tanto tempo a provare piatti, provare ingredienti, capire cosa funziona l'uno con l'altro, non solo prodotti italiani, anche se io sono molto patriottico, cioè nel senso uso tantissimo la cucina e i prodotti di territorio, poi ovviamente contamino magari con qualche cosa di diverso, perché comunque è divertente, la fa parte del mestiere del cuoco, sperimentare e provare. Ma personal chef che vuol dire? Mi colpisce, mi hanno detto pochi minuti fa, attento che lui è anche personal chef. Innanzitutto è vero, punto interrogativo, mi hanno preso un po' per in giro, va, diciamo. No, che cosa intendi per personal chef? No, appunto, era la domanda che volevo farti. Mi hanno detto, non sei personal chef. No, come il personal trainer del cibo, diciamo così. No, sono un cuoco. Sei un cuoco, semplicemente. Vabbè, mi hanno voluto ingannare. Senti, Juan, Alessandro. Grande Juan. Alessandro Borghese, Lazio, però lei non è Olimpia. Attenzione che lui cucina qualsiasi cosa vede. Lo temiamo. Questo è un incontro molto particolare. Beh, non, qui non viene voglia di cucinare, non credo. No, che meraviglia di animale, bellissimo. Tu di che squadra sei? Io calcio non frequento, mi dispiace. Io e il calcio siamo due mondi separati. Quindi non sai che l'Aquila. Però qualcuno mi sa di che ha fatto Valentino Rossi nelle qualifiche. Ah, beh, bravo. Oggi era terzo. Beh, Valentino, siamo tutti tifosi di Valentino, ovviamente. Beh, questo veramente è un quadretto molto particolare. Ha paura del cuoco, no? No, assolutamente, adoro lo cuoco, mi piace tanto. Qual è il tuo piatto preferito, Juan? La carbonara. Vai Ale, vai. Oggi c'è la madre. Vediamo se ha paura. Ma io ho preso due alate in faccia prima, niente male. Questo è bellissimo. Però...
pensavo a Berlino. Attento, ti fa lui flambé, se non stai attento. Beh, siamo tutti insieme qua. Come no? Io ho un ottimo rapporto. Col microfono. L'ho detto dopo. Oh, ecco. Non ti vedo a tuo agio completo proprio. Sentono che io li voglio mettere nel fuoco. Pensando che come cuoco sarà bravissimo, però il parrucchiere che c'è non è tanto bravo. Dice il tuo parrucchiere una pippa, sta dicendo. Aspetta, 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 che adesso vedrai che succede. Aspetta, Un grandissimo applauso per questo nuovo ma antico eterno look di Alessandro, bravissimo. Guarda, anche il falco ha apprezzato. Bello, bello. Ma ci siamo frizzati così. A me mi fa un bel piatto di spaghetti al pomodoro con tanto parmigiano. Di tante ricette, tanto casino, ma alla fine la bontà basica funziona. Posso sempre dire, senti, io la cosa, l'aglio, olio e peperoncino. Bisogna essere maestri per fare un aglio, olio e peperoncino come... Le cose semplici spesso sono le più difficili da fare, no? Quando c'hai pochi ingredienti devono essere di alta qualità e, come si dice, ce devi aver manico. Guarda, quello che hai detto credo infatti che corrisponda un po' alla situazione. L'alta qualità degli ingredienti quanto è importante per voi chef? Importantissima, la cosa principale. Noi facciamo il 10%, il 90% lo fanno però gli ingredienti. Sei anche modesto, no, è non ci sarebbe mai detto. Sei, è così. Sei bravissimo. È così. Si possono fare tutto, cioè nel senso che noi veramente facciamo il 10%. Se tu hai un pesce freschissimo, devi fare poco, c'è già lui, no? Certo, certo. Tu sei originario, tra l'altro, di Pesto? Sono... Ma da dove giungi oggi, dicevo? Oggi qui da molto vicino. A dare termini stigliati, dove ero anch'io allora? Ah, sì, perfetto. Ovviamente è impegnatissimo. Sì, no, mettiti il microfono, altrimenti non si sente. Ovviamente Renato è impegnatissimo, Terme di Stigliano sono un posto bellissimo, anche magari per rilassarsi un po', chi lo sa. Non ho fatto in tempo a fare questo, però spero di... Un po' di Terme, guarda, le ho provate io ieri, sono meravigliose lì. Perfetto. Si sta molto più bene. Più tardi. Allora, da Pestum in tutto il mondo praticamente, cioè, come è iniziato tutto? Partendo da qualche anno dopo la nascita, diciamo. Dopo la nascita. Allora, Renato appassionato di arte, di cucina, di natura, quindi qui sto benissimo, sto a casa mia. Vabbè. Ho visto anche la locandina col galletto. Guarda, no, stamattina c'erano dei grandi falconieri, sono stati fino a poco fa e abbiamo giocato con quest'aquila meravigliosa, buonissima. Peccato perché me la sono persa, una cosa meravigliosa, gli animali. Infatti è un piacere che condividiamo, devo dire che Renato è una persona meravigliosa, di una sensibilità incredibile.
e ha veramente un contatto col mondo, con la natura e con le persone come poche persone hanno, soprattutto quando raggiungono il successo. È troppo gentile, no? No, è la verità, lo devo dire di cuore, perché ogni tanto si perde invece di vista, di avere i piedi per terra. Renato è meraviglioso e questo è meno male, fatto. Meno male. Oh. Sempre per terra. Abbiamo bisogno di persone così, insomma, che hanno successo ma che rimangono umili, perché veramente altrimenti... I veri grandi infatti fanno così e infatti lui lo è. Senti, come si fa a partire da una passione e ad arrivare a una professione così ad alto livello? Allora, passione, come dicevo prima, per l'arte in generale. In realtà io non pensavo di fare il cake designer, assolutamente no, neanche il pasticcere, quindi ho fatto tutt'altro nella mia vita prima. Cioè, per esempio? Dipingevo, scolpivo, ho fatto la scuola d'arte, quindi avevo un mio piccolo laboratorio a casa dove sperimentavo tutto, tutte le tecniche di vario genere. Disegnavi torte? No, però facevo qualche torta all'inizio a casa, come fanno quelli che sono appassionati di cucina. A un certo punto ho abbandonato tutto perché la vita mi richiedeva di lavorare veramente e di guadagnarmi prima o poi bisogno. Perfetto. E quindi questa cosa qui dell'arte l'ho messo un po' da parte per un sacco di anni, quindi forse anche per 20 anni, credo. Sì. E in realtà poi dopo, con la mia professione, che sarà quella del prima ristoratore, poi ho comprato il caffè dove lavoravo e l'ho trasformato nel Gran Caffè Torteria che esiste ancora, e quindi diciamo che la mia ispirazione la trasmettevo un po', la mettevo un po' nelle torte, ma quelle di pasticceria classica, finché non ho scoperto la pasta di zucchero qualche anno fa e quindi è esplosa. Beh, sì, è cambiata la tua vita a quel punto. Sì, mi ha cambiato la vita perfettamente.